Buongiorno e benvenuti in un nuovo cheat day. Mamma mia, che bello! Come ho anticipato già nel vecchio cheat day, ve lo lascio giù. Preferisco invece di fare proprio tipo una calorie challenge, fare dei video così. So che a voi piacciono e quindi ho detto vabbè, approfittiamone. Perché approfittiamone? Perché oggi è 14, quindi oggi è San Valentino. No, a me non interessa proprio perché io festeggio il 15. Però tenevo questa giornata e ho detto, beh, facciamola oggi che è 14 e anche perché si avvicina il periodo di carnevale, specialmente a me già inizia da domenica adesso, da 14, 15, 16, dal 16, dal 16 febbraio a me già è carnevale e quindi ho detto sì, vabbè, ma colazione. Io ho sempre voglia quando arriva questo periodo di una sola cosa, io le adoro. Sono le chiacchiere, queste chiacchiere sono fatte proprio al panificio, io le ho prese, noi lo chiamiamo il forno, però vabbè, fa un po' anche questi dolcetti, tutte queste cose, e ho detto a mia mamma, no mamma, mi devo andare a prendere un misto, quindi cioccolato al latte, normali e fondente, adoro. Io non so da voi come si chiacchiera, come si chiacchierano? Come si chiamano? Ma dove si chiamano chiacchiere? Però so che si chiamano anche in altri modi. Quindi adesso che faccio? Apro un attimo la confezione, le metto dentro nel piattino misto e ce le pappiamo. Ovviamente non sarà solo lei la protagonista di questa mia colazione. Eccolo qua il mio bel piattino di chiacchiere. Spero che si vede bene. Ho fatto un po' un misto, io le amo. Ovviamente il mio solito latte e caffè non può mai mancare. Allora, questo qui è cioccolato normale. Non sono fritte, sono fatte a forno, sono molto più buone, io le amo. Questo è cioccolato fondente. Sono buonissime. Io impazzisco per le chiacchiere. Mi stavo ricordando che io, se non mi sbaglio, pure l'anno scorso, o il 14 febbraio, o il 15 febbraio, registrai il video mukbang della pizza che stavo seduta dall'altra parte con lo sfondo del fuoco dietro. Se non mi sbaglio era proprio il 14 o il 15, non so perché mi è venuta questa cosa, ma se non mi sbaglio sì. E quindi ovviamente ho detto che non mangiavamo solo le chiacchiere perché ok, che si sta avvicinando carnevale, però una cosa nei miei video non può mai mancare a colazione. Ta-da!
un bel donuts gusto Oreo. Adoro, questi sono buonissimi, li trovate in Ocean. A parte che è bellissimo, cioè raga, troppo bello. Bellino. Colazione terminata. Ovviamente adesso farò il conteggio delle calorie tutta la giornata, però non vedete a fine video, lo vedrete scritto nel titolo, come abbiamo fatto un po' l'altra volta, così vediamo un po'. E quindi niente raga, la mia colazione è andata, adesso io vado ad editare un altro video che voi già avrete visto sicuramente, che è quello dei prodotti finiti. Ne approfitto un po' di questa giornata comunque a casa, poi ovviamente oggi pomeriggio ci andremo ad allenare. E quindi niente raga, io adesso stacco e noi ci vediamo dopo. Eccoci qua con il pranzo, io sto morendo di fame e di sete, anche se da stamattina ho bevuto tantissimo. Ho fatto i fagottini di i fagottini ripieni con pasta fillo, l'avevo fatto già qualche volta, infatti se trovo vi lascio il link giù proprio del video dei fagottini eccetera, con ripieno di macinato misto e macinato di bovino con la sottiletta, io li adoro. Vi faccio il video perché vi devo far sentire la croccantezza. Questo è food porn. Adoro troppo. Ovviamente oggi proviamo, volevo prendere la solita Coca-Cola Zero, però ho detto no, devo provare questa. Ed è un Energy, Coca-Cola Energy, presa su All Supplement. Vediamo un po'. Sembra un po' la Red Bull. Il profumo mi piace tanto. È super dolce. Però devo dire che è molto molto buona. Sembra proprio quella normale misto alla Red Bull. Infatti per 250 ml ha 3 calorie, resto tutto zero. Io non faccio mai abuso di queste cose, è raro pure che bevo Coca-Cola Zero. Nell'ultimo periodo però ho proprio voglia di Coca-Cola Zero e infatti ho acquistato la confezione, ma di solito io proprio queste cose non le bevo. Quindi iniziamo a mangiare perché sto morendo anche di fame. No vabbè. Raga, non so se mi sono allungata io, ma non mi trovo. Ne avevo troppa voglia, raga. Per me questi cheat day è proprio mangiare le cose che di solito, sì, ok, me li faccio i fagottini, però non sempre. Quindi adoro, infatti, stasera come post workout
Una cosa che io ho fatto, no, mamma, me la devi fare. Vediamo stasera. Scottano un botto. Comunque è troppo buona. Troppo, troppo buona. Voglio fare il gioco della lattina, io lo faccio sempre. Bambini, bambini, bambini. Andiamo avanti. Ultimo sorso. Comunque questa qui la riprenderò perché sinceramente mi piace troppo. Ha proprio quel gusto particolare. Se vi piace tipo Coca-Cola Zero, queste cose qua la dovete provare. Super super buona. E quindi niente, io il mio pranzo l'ho finito. E quindi adesso io, vabbè, vado a togliere un po' tutto, vado a portare il piatto di là e poi dopo ci mangiamo un mini dolcettino, giusto perché oggi è San Valentino e quindi ci vuole. E poi vi racconto anche un aneddoto che io sono morta dalle risate. Sembro un cadaverino perché con queste luci sembro un cadaverino. Comunque, ovviamente, oggi è San Valentino, ovviamente ogni fidanzato e viceversa regala alla propria fidanzata i baci peruccini. Giusto. Li ho comprati io. Vi dico una cosa, stamattina ho fatto come se non ho regalato i baci peruccina. Cioè, sì, li ho comprati io all'uscio. Easy mamma. Allora, ho preso anche questi qui, ovviamente, con fave di cacao. È un po' come quella del Kit Kat, sono rosa. Ne sono tre dentro. Assaggiamo, vediamo un po'. Io non l'ho mai provato questo. Dopo leggiamo anche la frase. Madò, quanto è bellino! Che buono!
Un vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Che bella questa frase. Io me ne mangio un altro, che sono piccolini. Vediamo in quest'altro che frase esce. Aspettate raga, non sono abituata io a leggere le frasi. Ci sono vizi che confinano con la virtù. Holly! E niente, questo qui lo porta la mia amichetta stasera. Lo lascio qui dentro. Quindi niente raga, io adesso tra poco mi vado ad allenare. Quindi ci vediamo direttamente stasera con il post-workout. Eccoci qui con il post-workout. Spero che comunque ci venga nell'inquadratura. Mamma mi ha fatto la lasagna, ovviamente io l'ho richiesta io, sì, scusate, un doppio piatto che scotta, è un po' flash, però raga, mamma mia, io non vedevo l'ora, vi faccio ovviamente il video tassativo, mamma mia che buona, sto morendo di fame. Ma allora, raga, è da una vita che non mi mangio la lasagna a forno. Mamma mia, che buona! Sì, raga, può sembrare una pazza, ma io sono la bimba più felice del mondo in questo momento. Ma già tornare da un lungo allenamento, devo stoppare l'orologio comunque, vi dico proprio l'allenamento, infatti io sono entrata mo, riepilogo, 145 minuti di allenamento, 609 calorie, vabbè, battiti 120, terminato. Quindi ho bruciato all'incirca sulle 600 calorie solo l'allenamento. E sto già a 10.000 passi, per dirvi. All'incirca oggi ho bruciato sulle 1.000 e qualcosa calorie. Raga, già tornare a casa e non dover cucinare, soprattutto dopo un lungo allenamento, è già una grande cosa, è già una grande, tipo, è un piacere già così, ma anche mentalmente, cioè raga, troppo. Che bello, una ragazza mi ha chiesto che sta facendo un ordine su WhatsApp, quindi sicuro mi sta mandando tutti gli screen perché vuole sapere cosa prendere e cosa eliminare dal carrello. Adoro, infatti dopo la rispondo subito. Anzi, la rispondo mo, così nel frattempo si raffredda perché scotta. Missione compiuta.
Brava, brava, brava. Alla mia mammina. Troppo buono. Ovviamente adesso, prima di andarmi a preparare, prima di tutto vado a bere perché ho la bocca in fiamme. Vado a bere, però ovviamente possiamo mai concludere questo video e quindi salutarvi perché comunque stasera faccio tardi, quindi non mi metto con le luci con no, poi mi vado a dormire direttamente. Quindi io di solito quando tipo rientro a casa, ovviamente in una giornata normale, chi mi segue su Instagram lo sa che insomma bene a dire è sabato, quando rientro a casa è tassativo farmi un salto in bocca con l'affettato, queste cose così, e il pane tostato con un burro, cioè o una crema della Carbighilla, perché comunque brucio tanto e cammino tanto, però comunque raga... Dopo comunque una giornata del genere, che mi sono concessa un po' di cose stasera, evito. Quindi, ma a parte che il mio corpo non mi richiederà neanche più il cibo, come negli altri giorni. Quindi adesso io vado un attimo a bere, ci mangiamo un dolcino insieme e poi vi saluto. L'ho sempre voluto provare, eccolo qui, Oreo Brownie, e quindi ovviamente stasera lo proviamo e chiudiamo questo video in bellezza. Vediamo un po'. Sembra? Non so che mi sembra. La Kinder Delizio, però con qualcosa di Oreo, ve lo giuro. È buonissimo. Troppo buono. Vi giuro che è buonissimo. Ecco, l'ultimo dolcino. Ovviamente bisognava concluderlo col dolce. Comunque questi se li trovate prendeteli. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Io corro a prepararmi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su così io capisco. Bla 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 bla. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!